È una notte particolarmente movimentata e calato il sipario sulle scorribande immensa e le conseguenti punizioni, a sorpresa, intorno alle 3 di notte, si palesa l'istruttore Capo Rizzo con delle buste misteriose. Vieni un attimo. Non falle cadere. Vieni con me. Sì. Le buste top secret. Aspetta ad aprirla. Berrettini. Berrettini. Vieni. Per uno col cappello sto per dire, ma che cacchio vuoi? Comandi, buongiorno. Buongiorno. Aspetta ad aprirla, eh? Lo dico io. Poi guardo meglio e dico, ma l'istruttore Rizzo con la torcia puntata così, continua a fare così. Sono tutti e quattro in camera. Avete 5 minuti di tempo per compilare quel foglio che c'è là dentro. A partire da adesso, senza parlare, non voglio sentirvi parlare. Cioè, io penso di essere in un sogno, perché questo qua arriva a luna di notte, mi dà un foglio, mi fa fallo. Sei. Vieni. Grazie. E aspetta ad aprirla. Vieni. Vieni. Immaginate che tipo tu stai a dormire tranquillo e ti arriva in 3 minuti uno che ti dice: sveglia, c'hai 2 minuti per completare sto foglio, non devi parlare, non devi dire niente a nessuno, c'hai una lucetta, un evidenziatore, fortuna che almeno le domande erano A, B e C, perché se dovevo scrivere era la fine. Penso che sarei morto in una situazione del genere, tipo avevo dato sì, domani, roba del genere. Le buste contengono un test nozionistico che le 6 reclute selezionate devono compilare e consegnare in 5 minuti esatti. Io ne ho fatte di nottate a studiare ore e ore, a volte senza mai dormire. Un test di 5 minuti, ma sì, ma che vuoi che sia? Ma sì. Le domande sono come tenere un'arma, come andare in pattuglia, le principali regole del camouflage, le cose che ci avevamo proprio spiegato dall'inizio fino a ieri. Forse per eleggere il capo squadra e il vice, perché a ricordare logica è per quello. Interessante. Vediamo se quello intelligente è una fa-franca. Più che sufficiente a mio avviso i 5 minuti, io avevo finito dopo un paio di minuti, un minuto e mezzo. Io quando mi sveglio la notte sono proprio rimambito, quindi ho risposto un po' a caso, ma penso di aver risposto bene. L'evidenziatore lo dico io. Perché le serve? E dammi. So che mi stanno osservando, se fino ad ora sono stata agguerrita adesso ancora di più. Siamo d'accordo. Nonostante le attività notturne fuori dall'ordinario, il servizio di piantone è proseguito come sempre. Ora tocca a Ciupilan compiere il suo dovere e raggiungere la postazione per l'ultimo turno. Ciupito! Buon turno. Ciao ciao. È distrutto, raga. Buongiorno! Buongiorno! Adesso faccio un casino della Madonna. Merda! Ma a un certo punto c'era il comandante o stavo sognando? No, non avete capito, mi hanno svegliato e mi hanno dato un questionario da fare solo io in 5 minuti. Stessa cosa che ho passato ieri sera, non riuscivo a dormire. Buongiorno! I bambinoni mi hanno svegliati così. Dai, vuoi fare qualche flessione anche oggi? Che non mi hai fatto dormire un'ora, non mi hai fatto dormire. Alla fine una sveglia va all'altra, tanto io faccio fatica a svegliarmi. Anche la sirena solitamente non è che la sento più di tanto. Sarei morto io, raga. Stamattina è venuta fuori questa cosa che l'abbiamo svegliato. A me sembra un po' una puttana. Però io gli voglio bene lo stesso. No, io mi sono svegliato per colpa vostra perché voi facevate casino e io non riuscivo a dormire.
sei punito. Ehi! Fottuto, fottuto e fottuto. Cosa LOL? Hanno detto mica ci sono provvedimenti l'indomani? No, solo per Shupilan che ha rotto il c***o stamattina. C'era Peroni che l'avrebbe preso a schiaffi. Avete rubato il mangiare, io ho capito che avete preso da mangiare. Non ho fatto niente, dai, puoi andare fuori dal c***o. Inizia a starmi sui c***o voce. Se mi sono sbattere come un animale. Sì. Io ieri dal nulla dormivo doso, mi sono svegliato. Sei vendicato, puoi andare fuori dal c***o. Ma senti questo, ma sentilo. Alza bandiera alle 8:30, mi raccomando, devi far più veloce. Giorgio, proprio il modo in cui c'ha di discutere non lo sopporto. C'è chi invece non ha tempo per le discussioni perché deve far fede al suo ruolo di capo camerata. Responsabile di tutto l'istituto. Vi invito a fare quadrati. Devo anche pensare che comunque c'è il mio posto in gioco. Quindi se qualcuno dovesse comunque dimenticare qualcosa, io sono costretto a far rapporto al comandante. Io ti do un incarico. Alla mattina, prima dell'alzabandiera, tu devi fare in modo di riportare a me la situazione dei posti branda e delle stanze. Lo scatto di livello. Tutto in ordine se lo devo far rapporto, mi raccomando. Tutto in ordine. Camerata 1, chi manca? Rizzo? Dovresti controllare tu, no? Lui. Omar, ormai questo è il mio compito, non lo devi far più tu. Dai. Lo so, però andiamo. Tanto purtroppo ti hanno licenziato, hanno preso uno migliore, finalmente. Sicuramente essere responsabile delle camerate è un compito comunque non da tutti. Però ci pensi te qua? Sì, vai, vai. Però qui non hanno capito, minchia. Di chi sono queste cose? Lì è di Elia. Le ciabatte sotto il letto. Quelle sono di Shimador. Vai in fila, frate, vai in fila. Bisogna avere in prima linea, secondo me, il rispetto da parte degli altri 19 soldati. E comunque non bisogna sgarrare. Dopo il rituale alzabandiera, Daretti convoca in aula la squadra blu e la squadra rossa per ufficializzare la scelta dei comandanti. Da adesso in poi le squadre avranno un comandante e un vicecomandante. A partire da questa esercitazione avremo come comandante dei blu Nicolas Lapresa e vicecomandante Santoro. Secondo me è una cosa ingiusta. Non ce la vedo come vice, non riesco a capire con quale criterio abbia scelto lei e non me. Per i rossi, invece, abbiamo Ferrettini come comandante e William Lapresa come vicecomandante. Mio fratello lo vedo malissimo, vice. Non essere il capitano di una squadra a cui hai dato il 100% ti dispiace. Ricordo che il comandante coordina tutta la squadra. Il vicecomandante ha il compito di curare l'aspetto disciplinare e tattico, cioè sul terreno, degli uomini. Abbiamo preparato una bella esercitazione per voi. I due team dovranno penetrare e rastrellare la struttura denominata Forte Belvedere, che avete su queste mappe qua, allo scopo di individuare ed evacuare personale detenuto nel forte. Fighissimo. Questo forte, di cui voi avete una pianta, ha un'unica entrata. Sullo sviluppo del piano terra ha diverse stanze collegate da dei tunnel. Comandi, ma ci saranno sorprese che spaventano? Sorprese che spaventano, tipo i fantasmi, quelle cose lì? No, che ne so, gente che salta fuori dal nulla, perché sennò... No, è un'esercitazione allo scopo di vedere come la squadra pianifica, si muove all'interno e mi porta fuori l'eventuale personale se viene trovato. Nel frattempo, nella camerata femminile, si mettono a punto strategie di ben altro tipo. Sì, così, e poi vai scusa. Ma sì, cazzo, mancano 3 giorni, godi. E tu vedi la sua reazione. Esatto, se si tira indietro, la vabbè. Ok. Se invece vedi che tipo sorride, fa no, vabbè, tranquillo, fa così, allora... Andrà a ballare. Ok, ci sono, ce la faccio. Oh, l'olio! No, vai che spacco io.
Ok. Ho una crush per Rosa e cioè... Mettiti un po' di... De Rosa, allora, quindi? C'hai quelle labbrone... C'hai quelle o Rosa basta. Che vediamo tutti. Mettiti un cazzo di lucida labbra. Okay. Noi siamo consulenti di coppia, sta lavorando in questo momento. Su un caso abbastanza disperato, ma staremo comunque tentando di lavorare. No, allora, io sono innamorato della mia ragazza, ok? Quindi, se lei vuole provarci, ditele di no, perché si becca il palo e si rovina pure l'amicizia, ok? Qua dentro ognuno ha le proprie difficoltà, ognuno deve affrontare le proprie difficoltà. E magari la mia difficoltà era quella che magari mi manca molto il fuori, ok? Ma quindi magari la ragazza, in particolare la ragazza, ok? C'è una ragazza a casa, non vuole rovinare nulla. Lo so. Sono proprio Emily intervenendo. Con la fidanzata. Proprio con la fidanzata. Tutti i ragazzi che ci sono single. Ce ne sono così tanti, capisci? Questo che mi fa incazzare. Però sta cosa che ha la ragazza non riesco proprio a... No, preferisco non mischiarmi queste cose qui. Sfigata. Sì. Se vuoi ti dico di no, ma sì, la risposta. Rispetto al fatto che lui sia fidanzato, non voglio problemi, quindi mi ritiro. No, basta davvero, perché non voglio passare per quella che ruba fidanzati. Raga, ma secondo voi devo ancora metterla? Cioè, ormai si è cicatrizzato. Mettila ancora. Boh, sembra tipo un neo, ormai. Ma fratello, sì. La metto ancora? Sì. Boh, che te canta? Vabbè, la metto stasera e basta. È lui! Sì, ultimo giorno. Mi piace tu. Magari l'ultimo giorno proprio, gli dico, ah, comunque sai che mi piacevi? E vedo cosa risponde. Così se va male, vabbè, se va bene, ok. Vabbè, raga, ma, cioè, a parte che ce ne sono tantissimi, ma qualcun altro? Ma poi, cioè, sembra che siano andati lì per rimorchiare. Ma dai! Nebica! Che figata! Mamma, ho perso l'aereo, un must proprio. Ragazzi, sveglio, c'è la neve. È bello svegliarsi con la neve. La neve a me piace da morire. Io vengo da Roma e non è che nevichi così tanto quanto nevica qua. Che figata, voglia di neve. Capito? Vai, io scendo. Mettiamoci guanti. Lo mi prendo la commissione, ma voglio scendere. Stamattina mi sono sentito come a Natale. La neve mi ha messo allegria. Rio, siamo un pupazzo di neve. Io l'ho vista una sola volta 6 anni fa a Napoli. Lo voglio fare il doppio di quello che feci quando arriva la neve a Napoli. Tutti contro Danny. 3-2-1. No! È emozionante. Perché è tutto diverso il paesaggio. La neve in questo contesto rigido di rigore e di disciplina sembra quasi riportarci in un'atmosfera magica e rilassata per qualche momento. Ma Alberto Angela di sottofondo, raga. Palle
di neve, angeli per terra, botta agli alberi per vedere tutta la neve che cadeva, come i tempi da proprio da ragazzino. Sto proprio tornato indietro dei 12 anni. Voglio della neve adesso. Siamo ormai quasi a marzo, ma voglio della neve. Io capisco che questa sia una dimensione particolare e divertente per voi, ma direi di finirla qui. Vi piace molto il rapporto con la neve? Molto. No, dipende. Molto istruttore. Dipende in quale caso. Rimanete anche qua, mi serve un volontario per andare a prendere due strumenti che potrebbero essere utili per continuare il vostro rapporto, a familiarizzare. Vabbè. Venga, vabbè. Voi rimanete qui, eh? Raga, tutti una palla contro Giorgio. Tanto non ci arrivi qua. Madonna, godo. Che colpo! Grande Luca! Minchia che mia. Ma andiamo a fare colazione, glielo dici? Esatto, ragazzi. Siete pronti, ragazzi? No! No, lo no. Io scappo. Per la colazione? Si va a colazione! Colazione, Fermi. Ragazzi! Fermi. Colazione! Fuori? Allora, i primi quattro eccoli. Corsaro, la presa rosa. Grazie, istruttore. Che team. Fate un solco che arrivi fino all'aula e un altro che arriva alla nostra mensa. Pettini, abbiamo finito? Gli istruttori mi sembrano tutti il Grinch, sono lì tutti imbruttiti nell'angolo, così. A che serve spalare se sta ancora nevicando? Se anche se togli, la togli, si rialza, che se non si ferma. Diciamo che il contadino perché taglia l'erba se poi ricresce? L'erba ricresce dopo parecchio tempo, al momento sta ancora nevicando, questo è il punto. E via De Pale a spalare sta neve per far sto sentiero. Siete vergognosi, neanche l'utilizzo della pala. Cosa? Dire vergognoso è poco. Ma lei non si emoziona un po'? No, io non mi emoziono, anche perché quando vedo si fatta stupidità, non mi emoziono. Si posizioni lì con la pala in mano, ferma e immobile, la può svuotare, è autorizzata a svuotare la pala. Non addosso a qualcuno. Ti hanno proprio fatto per dispetto, però mentre noi spalavamo, le palle di neve ce le lanciavamo uguali. Madonna. Quindi non è servito a niente a sto giro proprio niente. Christmas, there's just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. Buongiorno! 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 Tutti giù! No! No! Ecco! Ecco! Allora, devo farlo, ragazzi! Ma si scivola. Spalare la neve così, fare due o tre flessioni vale la pena. Oggi, domani no. No! L'ho ucciso! Purtroppo, l'esercitazione che le squadre hanno pianificato con tanta cura è stata rimandata. L'istruttore Capodaretti informa quindi i ragazzi e gli comunica un cambio di programma che manterrà comunque accesa la competizione fra le due squadre. Grazie alle condizioni atmosferiche e a uno scenario magico abbiamo pensato di fare una sicuramente divertente prova di squadra. Praticamente è una marcia che partirà dall'ingresso cancello posteriore lungo il fiume, stando su un sentiero, che arriverà a un certo punto in cima dove terminerà. Naturalmente la marcia verrà affrontata per squadra con tempi. Non sono contentissimo che si corra con il freddo sotto la neve. Speriamo che vada bene, insomma. Una marcia. Partecipa Nicolas la presa per un problema alla caviglia, quindi Santoro diventi il riferimento e caposquadra. Non mi sono sentita estremamente entusiasta, per carità è un onore, è una cosa bellissima. Dimmi. Comandi Record of Sign. Vai. Ma quindi esattamente quale sarebbe la parte divertente di questa marcia? Quando torni me lo racconti. Mandimi scusi, se me la sentissi di...
Tu adesso hai una leggera distorsione ancora calda. Appena si raffredda ti farà male. Non è il caso di andarci sopra sui sassi. Altre domande? Domande, signora. Perfetto. Quindi adesso camerata, keyway, fascia, zaino. Parte prima la blu. La blu avrà l'istruttore Simone con sé, quindi voi avrete l'istruttrice che vi segue nella vostra. Domande, signor. Ok? Va bene, rompete le righe. Il fatto che non ci sono oggi per una sfida mi dà fastidio tanto, ma tanto. La prossima volta non fai il cretino, cioè corri normalmente e non ti prendi una storta, fine. Facile, eh? Il fatto che non ci sono oggi per una sfida mi dà fastidio tanto, ma tanto. Mentre il capitano della squadra blu è in preda a tristezza e malcontento, la squadra rossa decide di prepararsi alla prova con tutt'altro spirito. Una. Tu? Due, due. Faglielo spesso. Questi segni sono i segni del Redshift. Dai, raga! Stiamo impazzendo. Fai il capitano, io prendo il capitano. Non lo faccio, lo lascio fare io. Se ha qualche problema, di dire, ma credi, ti faccio stare tutti zitti. Ma non è buona, dai, di farlo sapere. Sì, a lei glielo, cioè, gli faccio, perché sennò andiamo in lite. Cioè, ho preso più il mood che faccio la mia prova, cerco di far capire a tutti gli istruttori che potrei essere io il leader della squadra. Quindi a lei gli faccio il coso, poi io magari tiro sulla squadra. Tiro dietro, sulla squadra, sfrona di tutti, anche frattino. Non mi fido di Elena assolutamente, perché penso che sia una persona che non motiva la squadra, ma dà solo ordini. C'è stato un momento di esaltazione generale, no? Muovi la panza! Facciamo un casino. E non mi ricordo chi ha avuto l'idea, ha detto basta, coloriamoci in faccia. Tutti. Ho detto che te. Non tocca a me, Frank. Io sprono gli altri, basta. Non cerco di prevalicare Nicolas o ad esempio Elena. Te che devi dimostrare adesso. Motivami Rizzo. Fai qualcosa. Rizzo e Naomi. Mi raccomando, raga, mi raccomando. Ho già sentito che a molte persone non va bene il mio ruolo da vicecomandante, un po' per invidia, un po' per... non so. Quello che so è che dimostrerò con i fatti che invece sono più che adatta. Oh, vera però, non è giusto che sia abituata così. Qua devi fare. Qua. Vai, baffetto. Ah, anche te, Boga, però. Il nostro, diciamo... il rito di iniziazione è questo. Bam! Possiamo? Oh. Oh. Due però, vai. Sì, ora dobbiamo vincere per di là. No, vabbè. Istruttrice, una di noi, una di noi. E anche lei è una nuova red sheet. Che figata! La squadra blu raggiunge la linea di partenza. Dobbiamo arrivare alla fine che sentiamo il sangue in gola, dobbiamo proprio dare il massimo, tutte le forze adesso, ok? Elena ha cercato di spronare il più possibile. Ah, logicamente non chiacchierate, perché perdete fiato. Ci siamo? Ci siamo? Pronti? Carichi, 3, 2, 1, via! Questa è una corsa, non è una marcia. Cadino, non ha capito un cazzo. Cadino! Inizialmente avevo capito che dovessimo partire con un buon ritmo. Dai, oh! Basta, tu, ragazzi! Su, dai! È pesante lo zaino? No. Ti dà fastidio? No, più che altro la salita. Naomi l'ho presa per mano e l'ho portata insieme a me e ho visto che piace magari un sostegno. Dai, c'è la discesa. Grande ciupito. Su, bravo. Così. Forza! Ogni tanto sento Elena che mi spinge addosso e mi fa correre di più. Su! Sento anche bruciare, dai. Cioè, lei mi ha aiutato tantissimo, mi teneva per mano, mi spingeva un po'. L'ho rivalutato molto come ragazzo. Ciupito è un grande! Vieni a aiutare! Gli ho urlato fortissimo, mi sono spaccato la gola. Che c***o fa? Subito Ciupi, ma tra virgolette richiamato. E sono subito corso indietro.
Come prima, dai, che eri prima. Io ho preso lo zaino a Naomi, che era stanchissima, era stremata. Comunque, correre è tosta in salita. Poi se c'è pure la neve, c'era tanto così di neve, diventa complicato. Passo lungo! Che bravi. Voi che siete alti, passi lunghi. Non sprecare fiato, va. Usa la tua energia piuttosto per spingere gli altri e non per caricarli continuando a parlare, cioè, perché se tu continui a motivare ma sei indietro mi fai anche girare un po'. Raga! Mi hai raggiunto Romy, dai! Su! Ce la fai, vai! Jenna! Continua Rizzo, continua Rizzo! Mi faceva male alla schiena. Non riuscivo ad andare avanti. Aiuta Rizzo, come faccio io con Omi? Prendilo per me. Vieni qua, Rizzo. Mi fa malissimo. No, Rizzo, non è vero. Non ti fa male. Se io sento dolori, difficilmente riesco a rialzarmi e andare avanti da solo. Dai, Jenna, bravo. Tieni sto passo. Dai, raga! Rizzolo urla come un animale dal dolore, però comunque spinge come un cane. Cioè, è andato proprio dritto, continuava, continua, continua, continua. Ale! Prendi per mano Naomi e falla stare al tuo passo. L'ho presa per braccio, gli ho detto dai, no, tieni il passo mio, e siamo andati insieme fino a poco prima del traguardo. Non ti accasciare, Rizzo, diventa un casino. Hop, 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 hop. Su! Forza! Forza! Tre, fai, tre. Mettiti lo zaino in spalla, va. No, 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 no. Alza. Dai, dai, dai. Mamma, mi ha ciupito quanto è bravo, regà. Su! Rizzo! Vai! Resisti! Dai, che è finito! Resisti! Dai, vieni tu! Manca poco, l'ultima forza, correte! Scatto! Non doveva scattare. La speranza di motivare gli altri, perché perlomeno io personalmente, se vedo uno che mi scatta davanti, scatto. Vai! Correte, ragazzi! Dai! Dai! Una volta raggiunto il traguardo, si è fiato per gridare, può tornare indietro. Alzo, corri! Vai! Corri! Corri e poi ti butti! Corri! Vai! Vai! Corri! Corri! Vai! Vai! Bravo! Non ne va più, Rizzo. Però almeno è arrivato alla fine. Hai spaccato, Rizzo, hai spaccato. Non hai capito! Che c***o siamo noi! Dai, dai! Dai, tutti, Tutti! Dai, c***o, dai! Andiamo, spacchiamo tutti, dai! Dai, spandiamo fiato, Spandiamo fiato, però, Oh, sono contento di te, mica hai spaccato. Bravo, no, Jenna. Scusa, Fra. Sereno, sai come sono? Io e Giorgio abbiamo un rapporto un po' così, ma ha chiesto scusa, secondo me non ce n'era nemmeno bisogno. Mi spiegate sto mascheramento così lo vedi per esaltare. Siamo dei cori! Cavate, cavate! Dobbiamo essere riconoscibili nella neve, quando ci vedono le cosa avete usato per convincerla? Niente, lei in realtà. La forza dei ragazzi! Sei ammorbidita, sei ammorbidita. Siamo ammorbidita. Una di noi. Guarda, proprio anche una di noi. Una di noi. Qui c'è una di noi. Pace! Proprio da red shit. Mentre la squadra rossa è pronta per partire, i Blue Shark tornano in caserma seguendo un sentiero parallelo. Lì all'inizio, quando ti ho visto là, te lo giuro, sono sbroccato, ho detto, c***o, anche io potevo essere... Tu hai detto, partiamo con un buon ritmo e poi rallentiamo. Ma partire con un buon ritmo significa che devi portare tutto il carro col buon ritmo. Non è che una ruota... Immaginati un carro. C'è una ruota che va più forte e le altre due, tre lente. Ma io sono gira d'accordo, su se stesso. Ma se volevo fare il solista non venivo dietro a dare... a darti una mano. Questo ti sto dicendo. Sì, ma lì anche, boom, capisci prima, vieni dietro di me. Oh, attenzione! Pronti? Sì. 3, 2, 1, via! Dai! Dai! Mantendiamo questa velocità, oppure anche un po' più veloce. Vai, vai, vai! Poi è salita. Dai. Ah, c'è... c'è la persona che funge da freccia. Dai! Non andare sugli ostacoli, vai da questo lato. Vieni di qua. Dai, Alice, dai! Raga, non possiamo anche rallentare? No!
Non ti rallenta un c***o. Fa male. Cattiveria. Mi fa male, ciao, ciao. Vai, ci sto io con le andate. Vai, che mi piano. Vai, vai. Vai. Dai, mamma. Ho cominciato a sentire bruciore ovunque, mi viene da piangere. Ma Alice, Alice è in fondo! Ad un certo punto mi accorgo che non c'è più Alice, allora ritorno giù. Fa per andare a prendere Alice. Mi fermo così non li rallento. Dai ragazzi! Quando c'è da correre, corro, sono tra i primi, cerco di dare il massimo. Luca, ma finché Alice è in fondo! Non ha senso. Io li rallento troppo loro. No, non ti preoccupi. Sono arrivati? Due mani, due mani. Loro vedevano che io continuavo, quindi sono venuti lì, mi hanno cominciato a spingere e mi hanno aiutato un sacco. Un giorno la spingiamo proprio. La spingiamo. Eh? Non c'è più. Ci sforzo e basta. La portiamo fino alla fine della salita? Opa. Non ci credo. Male. Ok, bene. Mi hanno caricato alcuni. In alcuni punti. Allora, scusate. Vai, tranquilla. Dai, che tra poco c'è la discesa. Vieni, Omar, dai. Vuoi aiutare Omar? Io ce la faccio ora. Dai. Partiamola così da dietro lo zaino. Aspetta, aumentiamo un po'. Quanto manca? Poco. Contava tanto il lato psicologico, no? E infatti io ho puntato a dire a Erika, che era sempre vicino a me, è l'ultima salita. Siamo arrivati, ma non era mai l'ultima. Quanto? È un genio! È un genio! È un genio! Ci sentivano, non so, degli spartani, no? Eravamo tutti segni neri qua, con Alice che sembrava un ferito. Se tu ti fermi, io mi fermo. Io non mi voglio fermare. Eh no! Non posso mollare io, che poi molla anche lui, quindi sono andata. Dai, dai! Aspetta. È giù. Vai! Dai! Brava! Brava! Ho fatto gli ultimi 20 metri velocissimi, sono lanciata per terra così di faccia, sono rimasta lì immobile, morta. Vai, Brio! Siamo arrivati! Arrivati, dai, corriamo! Sono corso giù di nuovo. E ho rifatto l'ultimo pezzo per spingerli fino alla fine. Non grande farla. Luca! Dai, mamma dai, mia! Vai! Vai, correte, l'ultimo pezzo! Dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Luca. Luca non è. Cioè. Dai, che è l'ultimo! La superiorità del modo di essere capo di Luca già dalla prima volta è incredibile, raga. È davvero incredibile. Vai, dai, dai, dai. Raga. Era un'ammazzata. Non so via le belve. Mi dispiace, sarebbe arrivato un pochino prima. La prossima volta sto a casa. No! I blu hanno raggiunto la caserma e Nicolas, l'infortunato capitano della squadra, com'è andata? È impaziente di avere notizie sulla corsa. Siete stati bravi tutti. Tutti bravi. Grandi, grandi. Fra. C'era Rizzo, Fra, che urlava in una maniera. Mai visto una persona così. Chi è che ha motivato? Hai motivato te, Fertino? Io li ho presi per male. Comunque, Rizzo non va preso come dici te che li urli. Perché io non li urlavo, io lo motivavo. Ma se io li urlo, o gli dico dai, anche dai soldato in quel modo lì, lui va in panico e inizia a urlare. Se lo prendo per mano e gli dico dai, Fra, ci abbiamo quasi fatto l'orecchio, dai. Sì, ma forte. Anch'io ho fatto così la prima volta. Così va. Mi sono messo nei panni e ho detto cosa vorrei io? Uno che mi urla addosso o uno che mi prende per mano e mi porta avanti? Il panorama. Ha fatto finta di motivare inizialmente, ma... E solo sai, solo per dirlo. Ma c'è no. Bisogno di qualcuno che sproni la squadra. Secondo voi, Elena, com'è andata? No, a me mi ha motivato. Male. Tanto veniva a dire che mi sembrava che dovesse motivare tanto per il gusto di farlo. L'ha fatto lui, il... Tu l'hai fatto, sì, sì. Bravo. Giorgio ha spronato dall'inizio alla fine chiunque, si è comportato più lui realmente da leader che rispetto a Elena, che comunque ha fatto un bel lavoro.
Io una certa mi sono caricata Rizzolo sulle spalle, fai conto. Perché non ce la faceva. Io e poi è arrivato Cima e mi ha dato una mano. E insieme abbiamo portato. Non è che voglio sempre dire qualcosa di sbagliato con lei, perché se ne ha fatto le cose bene a fin dei conti. Però non esiste che 5 arrivano prima e 5 arrivano i 20 secondi di ritardo. Arrivano tutti e 10 allo stesso identico momento. Io là sentivo, dai, cioè, dai ragazzi che siamo arrivati, dai, dai. Quello lì non sprona, quello lì ti fastidisce. Sei arrivata all'arrivo, posi lo zaino, hai fatto vedere che hai fatto il tuo lavoro, prendi tutti e 10 dai ragazzi. È una cosa molto più unita. Quando arriviamo lì, arriviamo tutti e 10 e tutti e 10 cadiamo a terra. Così nessuno si sente meno o di più. Ho capito. Era una cosa che volevo precisare. Quello che ho pensato di poter fare è faccio lo sprint finale, così magari vedono che io deboluccia ce l'ho fatta, si motivano. Mm. Se i primi 5 arrivano, perché non hanno guardato dietro, erano in confusione, mollano lo zaino, vengono in 10 recuperi quei 20 secondi che magari ti fanno vincere una gara, capisci? No, hai fatto bene a dirmi. Questa è una critica costruttiva, non posso che accettarla e migliorare la prossima volta. Onesta. Ma ha ragione. Cosa hai fatto, Ali? Che fai? Siamo arrivati, conto che eravamo così stanchi che tutti eravamo stesi. Per anche noi. Tutti. E Luca era davanti, lì dietro, abbiamo portato su Pingoppa Paniccia, lei stava svenendo. Però non ha mollato, lei fino alla fine è arrivata con tendine infiammate. Quindi ci sta. C'è un comandante, un vicecomandante, ma in queste cose, secondo me, alla fine ci dobbiamo aiutare con gli altri. Le reclute raggiungono gli istruttori in palestra per conoscere il risultato dell'esercitazione. Vi siete divertiti o no? Non vi siete divertiti? Senza offesa, ma le cose divertenti sono altre. Si vede che Daretti si diverte a correre sulla neve. Io sono fatto in modo diverso, ecco. Non sono un cane da slitta. C'è stato uno scarto di un minuto e mezzo. Ma per un minuto e mezzo ha vinto la rossa. Se tutti lavorano, tutti si impegnano e tutti ci credono, è fatta. William e Luca hanno collaborato. Secondo me William è nella fase di accettazione del ruolo. Poi non ci sarà più un capitano, un vicecapitano, ma secondo me arriveranno sullo stesso livello e si consiglieranno reciprocamente. Già il morale che già l'avevo a terra dopo quell'annuncio. Crollato. Vabbè, lo sapevamo. Forte, lo sapevo già. Non mi sento utile. Sono solo un sassolino in una scarpa che dà solo fastidio. Serietà. Umiltà. Attenzione perché c'è una di scarto e vi raggiungono facilmente. Non è che devono correre chissà quanto. Intanto. L'esercitazione al Forte Belvedere deve essere una cosa così. Entriamo, troviamo lo stagio e usciamo. Proprio un attimo ci dobbiamo mettere. Quello deve andare davvero perfetto. Rompete righe allora. Marsh. La giornata di addestramento si conclude con la vittoria della squadra rossa. Una di noi! Cristo qui c'è una di noi! Colucci è fantastica, io ho cambiato totalmente opinione. Gran donna. E niente ragazzi, per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata. Vi ricordo di seguirmi su YouTube se la puntata vi è piaciuta e di seguirmi su Instagram e TikTok se vi va. Ciao!